Allora, vai Matteo, provincia di Trento, vai Matteo. Sì, pronto, ciao Giuseppe, buonasera. Io volevo portare la mia testimonianza, sono di Rovereto in merito alla questione che è emersa per quanto riguarda la protesta che c'è stata al centro profughi tempo fa. Mi sente? Sì, sì. Sì, in relazione alla mancanza del pollo e oggi quello che mi è capitato mentre ero in strada per recarmi al lavoro a Trento e ho assistito alla protesta di cui lei ha dato notizia. Sì, la protesta perché vogliono i soldi, vabbè, in contanti. Allora, sì. Le motivazioni non le conoscevo, essendomi trovato bloccato, avevo pensato nell'immediato si trattasse di un sopruso che queste persone avessero subito, che ne so, non avevano da dormire, non le avevano del cibo, eccetera, eccetera. Quando ho poi letto sui nostri quotidiani locali, online, le motivazioni, francamente mi sono cadute le braccia, perché sostanzialmente, per farla breve, preferivano i contanti ai buoni per acquistare gratuitamente. Ragazzi, i beni, ma a parte che occupare la strada, io ogni volta mi incazzo. Era per una tangenziale, come dire, non so, raccordo anulare da Roma, per intenderci. Cioè, ma sì, fermare una tangenziale, ma tu ti rendi conto? Questi hanno fermato manifestanti attimo, qualsiasi italici. Questi esatto. Qua ospiti da noi, e, non, no, dico, esatto. E dico ospiti, adesso non voglio fare il leghista, ma ospiti da ma noi. Ospiti da noi. Occupano una strada dicendo vogliamo i contanti invece della tessera. Oh, ma che cazzo è questo? Io le dico, le porto questa testimonianza perché io francamente sono basito a sentire Parenzo, perché lo reputo anche una persona intelligente. Io svolgo la professione di commercialista sto assistendo, siccome porto avanti delle procedure che sono le procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento, sono i soggetti non fallibili, era una norma che venne battezzata a suo tempo durante il governo Monti norma salva suicidi. Vabbè, adesso questo, sì. No, la dico brevemente per dirle questo, sto assistendo a italiani che non vanno in giro a protestare, non si fanno vedere anche per pudore, per decenza, per vergogna, insomma non si fanno vedere, non si fanno sentire, che hanno delle situazioni, signoramenti della casa. Ma certo, ma immagino una situazione di una signora che tu le dici, dico poi questo, uno arriva, dice, vede una manifestazione di immigrati. No, queste motivazioni, capisce? È una cosa che grida vendetta. Una signora che abita qui vicino a me, che è mia cliente, ha un credito di 2.500 euro alla cooperativa alimentare. Sì. La cooperativa ha dovuto interrompere la fornitura di beni alimentari perché non poteva più fare credito. Questa persona ha la casa pignorata, è in mezzo a una strada, adesso c'è l'asta immobiliare e non può comprare i beni alimentari per mangiare, lei capisce? Poi vede i profughi che, attenzione, io sono a favore dell'accoglienza, ma l'accoglienza, a mio parere, è un gesto di altruismo e l'altruismo non si può imporre, cioè non si può decidere, perché allora l'asticella dove arriva? Adesso è il contante, domani è troppo poco contante, ne voglio di più. Certo. Cioè, dove dobbiamo dire, i wifi qual è la regola nel passato, di comportamento? Ragazzi, nel passato dovremmo... c'era il wifi, nel passato c'era il wifi. Ma guarda, io potrei descriverle come vivono, Parenzo, qua, le assicuro, hanno tutti, adesso non voglio fare demagogia, comunque il concetto è questo, dovrebbero, a mio parere, innanzitutto fare una distinzione fra migranti, come dice Lutva, economici e migranti politici, chi scappa dalla guerra, chi scappa dalla povertà, primo elemento. Secondo elemento, quando questi soggetti vengono accolti con il nostro altruismo, bisogna dare un decalogo di regole che devono rispettare, in primis la legge ovviamente. Ma la manifestazione già è qualcosa di folle, per me andrebbero cacciati, uno che fa la manifestazione blocca la strada, ma cacciati subito, immediatamente. Queste regole, anche cacciati a, perché hanno fatto l'Italia. Anche, sì, certo, assolutamente. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando, tu fai, cioè, tu sei... siamo come i loro paesi. Ci siamo, no, ma non paesi cacciati. Che se uno manifesta, tu hai detto cacciati adesso. Ma ho capito, ma uno che sei ospite e pagato da noi in un centro di accoglienza. Sono dei profughi. Sì, ma lascia perdere, aspiranti quello che è. Aspiranti richiedenti. Non mi interessa la definizione esatta, è gente che è venuta qua e che noi accogliamo e che noi paghiamo quotidianamente. Va benissimo tutto questo. Paghiamo, ho detto. Anche noi paghiamo. Ma è un fatto o no che paghiamo quotidianamente questi? Benissimo, allora, questi qua vengono qui. Protestano e tu dici va bene che protestino, va benissimo che protestano, occupano la strada, amico mio, la questione, occupano gestita, la strada, divento pazzo, il fenomeno, ma chi gestito, dice che non va gestito, occupano la strada. Se tu esci da un centro, occupi la strada e ancora non sai bene se hai diritto di stare qua o diritto di stare da un'altra parte, amico mio, vieni preso su un aereo e vieni rispedito, perché se già in questa situazione ti permetti di occupare la strada, pensa se non sei in questa situazione. Dai su, ragazzi, questi qua che hanno fatto questa manifestazione illegale occupando una strada vanno rispediti da dove sono arrivati, vanno rispediti al loro paese di appartenenza, posto che abbiano dato le impronte, perché poi lì come... Vabbè, Daniele, ciao Federico, ciao, Udine, ciao. Vai. Sì, ciao David, ciao Parenzo.
Ciao, ciao David, Giuseppe al massimo, David Cruciani. Giuseppe, sì. Vai, vai, Federico. Volevo chiedere a David se la pensa veramente quello che ha detto sulla tessera per i beni di prima necessità per il caso che è successo a Trento. Ma no, ma certo. Se pensa veramente che sarebbero meglio i soldi. Ma non lo so, forse gli dà più il senso del denaro, del fatto che gli viene dato del denaro basta e di la quanto tessera, costano basta le cose. La tessera. Cioè, lo dico. No, perché la tessera ti obbliga ad andare a prendere certe cose. Col denaro fai il cazzo che ti pare. Beh, però hanno la consapevolezza del valore delle cose, forse, no? Ma che me ne frega a me. No, la tessera gli diamo più della tessera, vogliono chiudere in contante e bloccano una strada. E bloccano una strada per il denaro in contante. Ma dai, Davide. Non c'è grande differenza per lo Stato, per le cose, eccetera. Quindi non capisco la tessera. Dici, in verità, se vengono nel nostro paese, imparano che esiste l'euro, imparano il costo delle cose. Lo sanno benissimo, dai, su, lo sanno benissimo cosa succede. Allora, che differenza fa voi la tessera? Mi sentite? Ragazzi, ma uno può avere anche tutte le esigenze, ma non occupi le strade. Può avere, mettiamo che sia legittimo quello che dici tu. Non è che occupi una strada e rompi coglione alla gente da ospite, perché fino a prova contraria un po', ma lo dico non sei un ospite, sono ospiti. Tecnicamente ospiti, no? In questo momento. Tu che cosa fai? Occupi una strada con la gente che lavora. Sono persone bisognose, richiedenti asilo. E va bene, quello che ti pare, io li chiamo ospiti. Che hanno per la, e sono fino anche, a quando e sono ci anche sono queste gentile. Leggi hanno diritto a stare sul suolo italico. Ma io non sto dicendo che non hanno diritto. Non sto dicendo che non hanno diritto. Io sto dicendo che sono ospiti. Ospiti del nostro paese e anche rifocillati certo. E pagati. Beh sì, ma non dirlo con questo disprezzo. Lo dico, li facciamo anche mangiare. No, non ho detto gli questo, questo lo stai dicendo tu. L'acqua tre sì, volte però al poi giorno. Non puoi fare le manifestazioni. Gli diamo il riso il lunedì. Vabbè, i bastoncini allora, Findus il martedì. La frutta tutti i giorni, mangiano tutti i giorni. Vabbè, la frutta. Federico, vuoi dire qualcosa tu? Mangiano la frutta! Sì, sì, beh, Federico, di qualcosa tu, ti prego. Perché tanto un concetto molto semplice come il fatto che uno occupa una strada, qua ospite, noi lo paghiamo, e occupi gli diamo la strada. Anche da mangiare. E vabbè, gli quello diamo che vuoi, anche da mangiare, contessa. Secondo me che roba, contessa. All'industriale di Aldo. Sì. Secondo me ci sono 3-4 ragioni molto, molto tecniche, molto logiche, per cui non bisogna dargli dei soldi. Primo perché questo può se essere tu interessante, dei sentiamo. Soldi al posto della tessera, ci sarà sicuramente qualcuno che cerca di approfittarne, o la malavita che si intrufola per può farne essere, qualcosa, questo, non lo o so si perché, sviluppa però... all'interno in qualche modo, sicuro, oppure noi sicuro, non lo sappiamo sicuro. Come sono abituati perché non hanno noi la nostra cultura, vengono da società diverse, per cui metti che c'è il prepotente di mezzo, comincia a dire... Ho capito perfettamente. Questo può essere una risposta logica. Devo quasi chiudere, noi con Cruciani però è buona come cosa, noi con Cruciani, Mino da Milano.